Ciao a tutti! Oggi un nuovo consiglio di lettura e per l'occasione sono felice di parlarvi di questo libro perché era un titolo che fino a poco tempo fa era difficilmente reperibile e che ora invece è tornato in tutte le librerie. E stiamo parlando anche di un autore molto importante, molto amato e noto per altri suoi titoli. Io questo libro l'avevo già letto perché l'avevo preso in biblioteca in una vecchia edizione degli anni 80, quindi stiamo parlando veramente di uno dei suoi primissimi libri che in realtà, ad esempio, nel paese natale dello scrittore, la Francia, ha avuto tantissimo successo. E sto parlando di Buffy, o meglio, i Buffy, nell'edizione Adelphi di Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère che è assoluto protagonista sul mio canale. Voi sapete che è un autore che amo molto, vi ho consigliato tantissimi i suoi libri, vi ho fatto anche un video in cui vi consigliavo con quali titoli iniziare a leggere Emmanuel Carrère, che appunto è noto soprattutto per L'avversario, Limonov e Il regno. Però è giusto anche andare alla ricerca di quei titoli di Carrère che sono magari meno noti ma non privi di sorprese. Ad esempio vi ho consigliato anche, e secondo me dovete leggere, Vite che non sono la mia, e anche I Buffy può essere un ottimo spunto di partenza. Innanzitutto è un libro questo che si differisce molto dalla produzione per la quale Carrère è noto, nel senso che Carrère oggi è molto noto per quanto riguarda le ibridazioni tra fiction, non fiction e autobiografia. È un genere che ha abbracciato sin dall'epoca dell'Avversario, mentre agli esordi era principalmente focalizzato sulla narrativa, anche se in verità scrisse anche alcuni saggi, soprattutto cinematografici. Ad esempio, una piccola chicca, non so se sapete che Emmanuel Carrère ha curato un libro dedicato totalmente al regista tedesco Werner Herzog, quindi queste, cioè, io già amo, adoro, è un cinefilo, è un amico di tutti noi Carrère. E Carrère esordisce proprio con I Buffy, almeno per quanto riguarda al grande pubblico, perché se non ricordo male non è esattamente il suo esordio. Un libro che uscì in Italia prima per la casa editrice Teoria, nell'edizione in cui lo lessi la prima volta, e poi per Bompiani. Ora invece appunto lo ritroviamo in una nuova traduzione, in questa bellissima edizione Adelphi appunto. È un romanzo da cui tra l'altro lo stesso Carrère ha tratto un film molto bello che vi consiglio, che si intitola L'amore molesto. Uscì anche in Italia e diciamo che riprende fedelmente il romanzo, essendo che l'autore è anche regista in questo caso. Però il romanzo, secondo me, riesce maggiormente a farci entrare in questo gorgo viscerale che legato all'esistenzialismo, se vogliamo. È un romanzo che parte quasi con un piglio pirandelliano, nel senso che l'incidente scatenante, che molto spesso avviene all'inizio dei romanzi per far partire la storia, per far proseguire un viaggio al protagonista, sembra appartenere alla normalità più banale. Il nostro protagonista infatti è un uomo borghese, della borghesia francese, felicemente sposato e sempre circondato da amici, da colleghi, che è noto ai più per i suoi baffi molto folti, che sono proprio un suo tratto caratteristico a livello estetico. E un giorno decide appunto di cambiare rotta. Decide quasi per gioco, quasi per scherzo, quasi per provocare gli amici a tagliarseli, quindi si rade i baffi e non vede l'ora di sapere appunto le reazioni degli altri, se non che non appena si presenta alla moglie, la moglie sembra non notare nulla, quindi attenzione quando notate, non notate quando un vostro amico o una vostra amica si taglia i capelli, perché è la fine, almeno questo è quello che sembra trasparire dal romanzo di Carrère, che in realtà fa un discorso molto più complesso. Infatti lui da prima sorpreso, il protagonista da prima sorpreso, inizia veramente a frustrarsi del fatto che nessuno dei suoi conoscenti, amici più stretti, sembri notare questo taglio dei baffi. Anzi, arrivano addirittura
a dirgli che lui non ha mai avuto i baffi in vita sua. E questo è l'inizio di quello che vogliamo, che se vogliamo può essere una sorta di squilibrio individuale, nel senso che il protagonista, l'identità del protagonista comincia a sfuggirgli di mano e a disintegrarsi. Il percorso che gli fa fare carriera, diciamo che è estremamente cupo, per quanto la lettura sia comunque esondante di questo sottile humor nero, più prosegue e più si entra veramente in scenari molto cupi, soprattutto sullo scioccante finale, che non è presente nel film, se non ricordo male, perché il film l'ho visto tantissimi anni fa, ma io quando lessi il libro, dopo aver visto il film, rimasi completamente sconvolto dal finale, bello cattivo, pugnalata allo stomaco, che non vi voglio assolutamente rivelare. Diciamo che per quanto sia un romanzo immaturo, nel senso che io non lo ritengo un libro imprescindibile della bibliografia di Carrère, lo ritengo comunque un romanzo estremamente valido. Qua si percepisce già la grandezza della scrittura di Carrère, che, come vi dicevo, ha un po' questo profilo, almeno qui, a tratti anche pesantuccio, ma sempre sulla linea sottile tra il grottesco e il malinconico. È un viaggio questo che porta il protagonista a chiedersi: ma io chi sono e chi sono gli altri? Chi sei tu, chi sono io, se vogliamo? Ed è una cosa che si domanda anche il lettore leggendolo, che viene in un certo senso circondato da questa sensazione di angoscia sempre più crescente, un'angoscia che riguarda proprio l'esistenza e l'esserci, il chi sono, quindi comunque un concetto di esistenza molto grande, che però, la genialata sta qui, parte tutto da un atto banalissimo, un atto che sembra non avere alcuna importanza a livello esistenziale, ma che scatena tutta questa serie di riflessioni e angosce. È un romanzo che io trovo geniale per questo, per quanto appunto, vi ripeta, non si tratti del romanzo più imprescindibile dell'autore, in realtà è una lettura che secondo me dovete fare, se non altro per conoscere un nuovo tipo di Carrère che è lontano da quello che per cui è più noto solitamente, ma allo stesso tempo non così distante per quello che farà in futuro, nel senso che qua i semi che germoglieranno successivamente, alcune sue tematiche tra l'altro, sono già affrontate qui meravigliosamente. È un romanzo che va letto nel momento più adeguato, bisogna essere preparati, ma una volta iniziato vi rapisce effettivamente in un gorgo, a dimostrazione di quanto quest'autore sia veramente un mostro sacro della letteratura contemporanea, almeno a mio parere. Ma questa era la mia opinione su I baffi di Emmanuel Carrère. Felice che sia tornato in libreria, quindi bravi Adelphi, bravi bravi. Fatemi sapere se vi ha incuriosito la mia recensione o lo leggereste o non vi interessa. Se l'avete letto, vi è piaciuto o non vi è piaciuto, perché io comunque ve lo straconsiglio. Questo era appunto I baffi di Emmanuel Carrère. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!